Buongiorno amici, benvenuti a mezzogiorno e mezzo di Hat-Trick, come tutte le mattine, la vostra rubricona divertente che paracula giornali, web sportivi, eccetera, eccetera, eccetera. Minchiotauri, anche minchiotauri. Allora, oggi inizia una giornata di campionato molto, molto interessante, che vedrà impegnate le tre squadre di vertice, l'Inter contro l'Atalanta, Milan contro il Verona e stasera Juventus in casa con la Lazio, partita diciamo fondamentale per tenere acceso un lumicino di speranza dello scudetto. Ok? Avrei sperato di arrivare a marzo un po' più vicino al primo posto per poi giocarcela fino alla fine. Questo non è, siamo a 10 punti con una partita in meno. Magari stasera, che ne sai, vinciamo e le Milani si steccano. Gufo reale. Magari. Ma andiamo a leggere appunto le prime pagine dei quotidiani sportivi di questa mattina, come trattano l'argomento di questa giornata di campionato, che oserei dire bella ricca di eventi, ricca di scontri diretti. Allora, ovviamente, senza che ve lo dico neanche, la Gazzetta del Milanese imbruttito, tutto la merda della vita. Vi ricordo che la Gazzetta dello Sport è sponsorizzata da una nota marca di carta igienica. E ci si pulisca il culo! La merda! Per le sue note proprietà di pulitura e puntini puntini, conterresterò. Ma che stronzata! Si rifanno a Sanremo, conterresterò, immaginate la fantasia delle merde dei gazzettari. Prepara con Marotta la terza stagione all'Inter. Ora il tecnico vuole aprire un ciclo, lasciamo stare, qua ci avrei un'altra battuta, non la posso fare. La strada è tracciata, rinnovi per Bastoni, De Vrij e Lautaro e una gran voglia di Champions. Gol e assist, Lukaku, re in Serie A, è tutto un rosa nero-azzurro questo giornale, mamma mia, mamma mia. Io mi schiferei anche a pulirmi il culo, sinceramente, l'ho detta proprio così. Ibra Show, dalla moto al palco, vi faccio divertire e dispensa regole. Che tristezza. Pirlo, ora di fuoco, ovviamente per la Juve sono sempre problemi grattacapi. Juve su ogni fronte, Lazio, il Porto è vietato a sbagliare. Peccato che chi è ancora in Champions League a rappresentare l'Italia viene rappresentata sulla Gazzetta dal trafiletto. Chi invece in Europa sono anni che fa figura di merda, anzi da sempre che fa figura di merda, viene raffigurato come il genio del calcio. Vabbè, ma queste sono opinioni. Fuori gioco, l'attaccante potrà essere davanti al difensore con una parte del corpo. Finalmente, se ne sono accorti. Udinese, sistema Gotti alla prova del Sassuolo, Spezia, Benevento, nervi tesi. E abbiamo finito con questo giornale che oserei dire immondizia pura. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Non dovete buttarlo manco nell'umido, manco bruciarlo, cioè questo è proprio... Non so, sono rifiuti tossici. Ecco, la Gazzetta dello Sport è un rifiuto tossico. Corriere del Babuino, semplicemente noccioline, cosa dice? I campioni si giocano la stagione in 4 giorni, Pirlo al bivio, tutto o niente, alle 20.45 Lazio, martedì il Porto, Juve senza appello. Covid, torna il rischio di uno stop, andrà tutto bene, c'è la foto del giocatore del Sassuolo, insomma, noi qui in Campania torneremo rossi. Da lunedì 9 marzo 2020 la sospensione del calcio, adesso insieme alla curva dei contagi cresce la paura per un altro blocco. Negli ultimi 100 giorni Conte è corso al ritmo di Pep. Acchiappa Pep, acchiappa Pep, acchiappa Pep.
solo il City va più forte dell'Inter, immaginate voi, immaginate voi. Vabbè, lasciamo perdere. Andrea non molla, scudetto aperto, siamo in lotta su ogni fronte, qui insomma. Inzaghi serve la gara perfetta e carica Immobile. Draghi, vacciniamo gli atleti. Il Mane occidentale non invadi dal gol. Se il calcio non è più in gioco, di dadi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Tutto sport da Turin, da Turin, da Turin, da Turin. Lukaku da sei nazioni. Che palla. Lo Cicero, ex colonna nazionale di rugby, quando parte in velocità o lo anticipo e puoi solo prendergli la targa, come succedeva con l'Omu, bravo Conte. Guardando l'Inter si vede che ha allenato in Inghilterra. Tu che volevi impagliarmi? voglio. Poi Milinkovic Juve è l'anno giusto, sì, sono 20 anni che devi prendere Savic e non lo prendi mai, ma figurati, poi trattare con lo tirchio, ma lasciamo stare. Cambiate titoli a Tutto Sport, anche droga e spacciatore, questa volta la trattativa per il serbo può andare in porto, sì. Parati ci rinnoverà e questa è la brutta notizia. Dybala probabilmente sarà sacrificato per fare cassa, questo mi sembra giusto. I bianconeri hanno detto no al City per Rabiot. Bravi coglionazzi se è vero, bravi coglionazzi se è vero. Festival Libra, saremo in moto come un film. Che palle sotto la moto, non ce la si fa più. Covid del Lazio, da Gravina altro assist al Toro, numero 1 da FGC, e qua già numero 1 FGC e Gravina già sono due cose che non vanno proprio d'accordo. Il protocollo è valido salvo diverse disposizioni dell'ASL. Ecco qua, hanno apparato. Mafiosi di merda. Andiamo avanti. Calciomercato.com. Cosa dice questa matan? Allora, Inzaghi, la firma rinviata con la Lazio e pensieri della Juve. Mamma, stamattina c'è una tragedia tra Paratici che rinnova, Inzaghi alla Juve. Mamma mia, ma che sta succedendo? Bene, capisco che le fa senso. Mi fa schifo proprio. Serie A, probabili formazioni romagnola ancora in panchina, Scalpi, Talsharao e torna Osimhen. Kolarov, Vidal e Sensi, tre spine dell'Inter che vola verso lo scudetto. E poi Pirlo si aggrappa a Ronaldo per salvare la stagione. Cristiano punta a nuovi record e riflette sul futuro. Vattene di qui prima che sia troppo tardi. Te lo dico col cuore, caro Ronaldo. Lucas Vasquez è un profilo da Milan, si complica il rinnovo con il Real, dipende tutto da Zidane. E poi Intermania, ma come cazzo si fa? A parte dovrebbe chiamarsi merda mania, però. Conte democratico, la Cina no. Xi Jinping minaccia gli USA in aiuto di Zhang, immaginate voi. Ma vaffanculo. Per una squadra di merda, ma questi sono articoli di qualcuno che non sta bene col cranio. Chirico, Agnelli rinnova pure Paratici, ma tira le orecchie a lui e Nedved. Cazzo! Tirata d'orecchie. Ci vorrebbero calci nel culo. Gli do tanti di quei calci nel culo che gli viene l'esaurimento nervoso. Vabbè. Sanremo, Gaudiano vince la categoria giovani e si racconta. Gaudiano. Ma. Napoli, dettagli dell'affare Zaccagni, Milan in agguato, aspettando Çalhanoğlu. Juve Dragusin si complica il rinnovo. Quando mai? Può andare via a zero. Wolfsburg su di lui. E poi Roma non molla e si rilancia per la Champions. E Lazio senti Morabito e l'anno buono per Milinkovic Savic alla Juve. Ma che cagata. La Juve primavera vola con Da Graca, da riscatto dal Palermo al rinnovo. Un bomber così mancava dei tempi di Ken e fa le ragnatele nell'Under 20. Ma vaffanculo. Andiamo avanti. Gnagno time. Se la lecchi si bagna, esci con la compagna. Vuoi la fregna ma figlia, trovati una cagna. Beniada, scopriamo la sexy modella che ti fa la Juve. Un'altra, dopo quella di ieri, ragazzi, andatevi a vedere Beniada, che è in tre posizioni, pecora.
bene, lasciamo stare, non vado avanti perché sennò questo video fa una brutta fine. Poi non finisce qui, cari amici, perché oltre a tal Beniada, per la gioia di DM, se mi sta seguendo, Miriam Leone. Pazzifica. La rossa. Miriam Leone, che viene affiancata a Noemi e Annalisa, le tre rosse che fanno impazzire gli italiani. E voi chi preferite? Andatevi a vedere la gallery di queste tre mucchette dal pelo rosso. E pezzata rossa italiana, il valore della duplice attitudine. Fatemi sapere in chat chi preferite fra le tre. Comunque tanto un bel vedere, a parte Noemi che a me non è che mi fa impazzire, devo dire la verità, però Annalisa e Miriam Leone, ragazzi, non c'è male. Noemi sinceramente se la potevano anche risparmiare. E poi non finisce qui, amici. Gossip Girl da Shakira vanta la classifica delle più belle e ricche. Chiara Nasti, passione totale. Maria, con gli zamponi impara a camminare. E ovviamente dove c'è Wanda la faccenda si fa tanta. Va bene, grazie calciomercato.com per questo trittico indimenticabile di Gnagna. Andiamo a vedere tutto Juve. Cosa dice tutto Juve stamattina? Pericolo Lazio, speranza Juve, Pirlo sai che è decisiva. Lo sappiamo tutti. Ma ovviamente con tre infortuni e Covid noi siamo sempre, arriviamo nelle partite decisive sempre a pezzi. Centrocampo corto, attacco pure, ma Pirlo spera. Cazzo vuoi sperare? La Juve si gioca quasi tutto. Pasqualini, spero che Fagioli possa proseguire così. Così come in panchina. Juve Lazio in TV in streaming, Conte fa più punti di Mourinho, con la Lazio via la rincorsa. Ceccarini, la Juve pensa a Damsgaard. Di Maria c'è anche il Barcellona, Haaland, duello serrato, non poteva mancare, su tutto Juve Haaland. Mbappé, finto interesse del Liverpool. Sport Mediaset, quadrato subito in campo, McKennie Rabiot in mezzo, culo a fianco ancora Ronaldo. Mercato Juve in uscita, un gioiellino della primavera per il Perugia. Chi è costui che se ne va? Perdiamone un altro, Filippo Ranocchio. Va bene, tanto oramai. Sappiamo tutti che l'Under 23 è solo carne da macello per plusvalenze. E poi Platini, ritorno nel calcio, se riterrò che possa essere un bene per il calcio mi impegnerò pienamente, mondiale in Qatar sarà ottimo. Grazie a tutto Juve. Andiamo adesso a vedere i minchiotauri di calciomercato.cazzari.it. Cosa dicono? Calciomercato Juve, ancora, che palle stamattina. Che dogogliona, va! È l'estate giusta per Milinkovic-Savic. E poi, calciomercato merda e Inter, deciso il futuro di Conte, contratto e rapporti con Marotta, lo scenario. Sto cazzo! Vedrete tra poco che succede, ci faremo due risate. Calciomercato Juve, top in scadenza sulla lista, sfida le big europee. Mercato Milan, rinnovo, rischio, bomber dalla Serie A, Sanremo ancora, lo sketch Ibra Amadeus mi sottovaluti, che bottamenti. Calciomercato Milan, super colpo a zero, Maldini ha deciso. Di chi si tratta? Super colpo a zero, di chi si tratta? Lucas Vasquez, va bene, giusto per la cronaca. Vieri che stoccata in diretta dovrebbero dimettersi, non so con chi cazzo ce l'ha. Calciomercato, ritorno di Allegri, c'è stato un contatto, spunta la data, che non c'è ovviamente nell'articolo, ve lo dico perché è così, comunque si parla della Roma. Tanto questi di calciomercato.it scrivono i titoli, ma poi apri l'articolo e non c'è scritto una beata minchia. A proposito di minchia, andiamo a vedere se qualche minchiotauro stamattina ha proferito parole contro la nostra amata Juve. Ahimè amici, stamattina purtroppo nessuno, compreso Duplicato e Ziliani, che addirittura stamattina vedendo i loro profili fanno addirittura delle battute sul probabile rinnovo di Conte, immaginate voi. Non c'è alcun minchiotauro, forse si sono un attimo spaventati della mia caccia al minchiotauro e si sono nascosti dietro qualche cespuglio in qualche tana. I minchiotauri questa mattina tacciono tutti,
la cosa che mi fa più specie è soprattutto vedere un Mario Sconcerti sconcertato e poi soprattutto un Padovan Minchiovan Super Saiyan non proferire più parola, non lo so perché, non hanno paura di scrivere, boh, non vorrei essere io causa di tutto ciò, speriamo di no, ma non voglio darmi tanta importanza, figuriamoci. Comunque, amici miei, questa mattina non posso leggere alcun tipo di rubrica perché sulla Juve non c'è veramente nulla, i minchiotauri dormono. E vabbè, comunque vi ricordo gli appuntamenti di oggi, che praticamente noi alle 16 andremo con il buono, il brutto e il cattivo speciale prepartita Juventus-Lazio con Jubit e Asso alle 16, e poi per il programma link, ragazzi, c'è il link e vi andate a vedere il programma di oggi, compresa la live reaction. Nell'augurarvi un buon fine settimana, vi ricordo sempre di iscrivervi a tutti i canali della Juventus e Scrivo, soprattutto quello del vostro Altric, like, condivisione, commenti, mi raccomando, fatelo, condividete, like, commenti. Noi ci vediamo alle 16 per il buono, il brutto e il creativo. Ciao!